Crede che il proprietario, a seconda delle sue ambizioni che ha per il club, certo, ha un record fantastico contro Moreno Long in carriera. Cosa crede che sia dovuto al fatto che la rosa è migliore? Pensi di trarre un vantaggio psicologico? No. È passato del tempo, ma il Genoa ha perso nell'ultima occasione contro il Como. Avrà perso su questa avrà peso su questa partita? No. Va bene o più tardi se non mi addormento. Quali sono le sue impressioni in vista della partita contro il Como? È un grande spettacolo. Quali sono le novità sull'infortunio di Diomandé? Dovrebbe essere quasi indietro, dovrebbe quasi tornare. La partenza di Gudmundsson, alleluia, molti hanno suggerito che lui potrebbe dare più spazio a più giovani in rosa, come Spendi. Beh sì, l'abbiamo comprato apposta. Considerato che nel corso delle ultime 2 stagioni c'è stato un ampio ricambio di giocatori, ritieni meritare la reputazione di allenatore sempre in cerca di nuove trattative? Ci sta. Considerato l'influenza di Callò nello spogliatoio, no. Ecco, affiatamento squadra, atmosfera spogliatoio buona, sostegno all'allenatore medio. Prima partita ufficiale contro il Como, poi Inter in campionato di nuovo, prima partita Inter, faccio come l'anno scorso. Offerta del Nottingham per Melegoni. No. Per quanto non è una brutta offerta, perché sono più di 8 milioni, la rifiutiamo. Morgan in prestito al Pisa, certo, fidati, accetto subito. Morgan infortunato 2 giorni, Spendi infortunato 3 giorni, ok. L'Inter ha accettato l'offerta di prestito per Konaté, va bene. Quanto prende il stipendio Konaté? Quasi mezzo milione. Se non fossimo pieni potremmo quasi prenderlo in prestito da mettere come panchinaro. Andiamo di autosalvataggio. Si aspettano entrambi la vittoria, sia la tifoseria che la dirigenza. Cosa non ho accettato? Per Spendi, mi sembrava di aver già accettato. E accettiamo, dai. Anzi, prima di accettiamo, però, prima di mandarlo via, cerchiamo di capire se c'è qualcun altro che lo vuole in prestito da titolare, ovviamente. Che almeno siamo un po' più tranquilli, che almeno sia in un campionato che gioca. Taldi forse alla Fiorentina in prestito. Parta solo dal Bordeaux in Ligue 1. L'elemento della rosa non va bene. L'alare fisso andrebbe bene. Ottime strutture d'allenamento. Titolare fisso gli va bene. E lui vorrebbe andare ugualmente al Galatasaray. Vediamo. Io credo che vuole andare al Galatasaray. Potrebbe giocare anche in Europa al Galatasaray, in teoria. Andiamo a vedere un po'. Allora. Competizioni, prima squadra e gioca in Champions. Allora, partita di Coppa Italia, quindi non abbiamo più i 58 cambi, però potremmo far giocare, scusate, non cedo, potremmo far giocare qualche panchinaro, così da dare almeno le seconde linee principalmente. Magari mettiamo Semper. Morgale è infortunato e quindi va benissimo Zortea, Dragusin magari ci mettiamo Balog e Circati. Zivorra qui, tanto più o meno si equivalgono.
Ora ci mancano un po' di centrocampisti, perché sia Diomandé che Melegoni sono infortunati, però quindi possiamo tenere loro Frendrup, Collocolo, e invece a Cornero ci mettiamo Portanova, perché questi ci sono rimasti. E qua a sto punto giriamo Portanova davanti. Poi Spikic, Felderup e Trelez. Direi di sì. Dovremmo mettere Soro qua, quasi quasi. Soro però più, è più da cross, da esterno. Piede sinistro molto forte, quindi qua Soro lo mettiamo come ala. Spikic invece praticamente è ambidestro. Questo è molto buono. Mulattia di via perché è squalificato. Mettiamo davanti Lorenzo Colombo, richiesto da chi? È lo standard Liegi, ottimo. Avanti. Se riuscissimo a mandare in prestito Colombo sarei molto contento. Diamo un po' di numeri. Sì, Prelez gli diamo l'11. E il nostro bomberone va di 11. E Thorkildsen, cazzo, l'uno ce l'ha sempre. Il 12 è dedicato ai tifosi. 99, dai. Lo spogliatoio non è d'accordo con la squadra. Vediamo. Forza, Confido in una buona prestazione? Sì, dopo le critiche, perché il suo calcio non è tanto difensivo. Vedremo dei miglioramenti? Boh. Com'è l'atmosfera nello spogliatoio? Buona. Via la prima partita ufficiale contro il nostro Como. Coppa Italia ovviamente, Procerri, Cutrone, Saiz. Comunque non è una squadra scarsa il Como. Abbiamo un po' di titolari, un po' di seconde linee, principalmente il centrocampo è quello titolare. Randall, Collocolo, Portanova, manca solo Diomandé. Ma Collocolo è tranquillamente sostituibile a Diomandé. In attacco comunque un Colombo che dovrebbe saper dire la sua. Sorte ha rotto, perfetto. Iniziamo subito con un infortunato e ci mettiamo Morgalla. Non abbiamo nulla di grave perché ci manca comunque un terzino in più. E primo cambio bruciato. Quello che ha provato a fare un dribbling impressionante. Riesce a mantenere il pallone, ottimo. Bel gol, stavo già lamentandomi perché non la buttava in mezzo, che c'erano due attaccanti pronti a buttarla dentro, ma palo gol. Partiamo subito molto bene. Parte l'infortunio ovviamente, però Collocolo qua si accentra, c'era Portanova lì pronto e Colombo, ma sul secondo palo gol. Per ora Gerso su 1 a Gluca 0. Qualcuno che ci prova, ma tiro viene ribattuto e Perci arriva tranquillo. Passaggio pericoloso, un po' lento. Se avessimo avuto un giocatore veloce, non Colombo, poteva anche credere. Dai, alziamo la linea di pressing su. Siamo i difensori così che debbano crossare e noi possiamo recuperare il pallone.
Bello questo lancio per Colombo, che di sinistro porta avanti di nuovo il Genoa raddoppio. Secondo gol, bella azione, anche perché Colombo, se non ricordo male, è destro, quindi fare un bel gol di sinistro è sempre piacevole. E qua prende palla, la dà dietro a Colocolo, Friendrup poi lo lancia e lui di sinistro riesce a superare Runarsson. Queste prime partite sicuramente i giocatori saranno molto stanchi per via anche dell'allenamento fisico iniziale, ma anche delle partite comunque abbiamo giocato. Bravo Morgalla, che te la cavi anche da terzino, ovviamente non di spinta. Buono Portanova che entra, però poi fuori. Deviato però. Mettiamoci sto corner. Il primo palo deviato, allontanato. Occhio qua al tentativo di ripartenza del Como. Lancio lungo diretto del portiere. Arriva Cutrone, ma poi Pircati riesce a stoppare e a ripartire. Bene questo giro di giocatori, buono per Soro, bel gol, bella azione questa proprio ogni volta. Un bel passaggio filtrante a scavalcare il marcatore. Qui da Portanova in poi, Colombo, Colombo dietro per Collocolo, Collocolo il buco per Soro. E Soro buca il portiere, molto bene. Al 30esimo 3-0 è un'ottima prestazione, per ora 3 tiri in porta, 3 gol. C'è ancora la possibilità di perderlo ovviamente, però abbiamo un piccolo cuscinetto che ci dà un po' di vantaggio. Quindi magari diciamo alla squadra concentrazione. Non diamola per vinta. Terzo corner di fila per il Como. Allontanato, bene. Colocolo 8,5, 8,4 se lo merita perché mi sembra che abbia fatto due assist forse, o un assist, non mi ricordo. Ci guardiamo. Male questo passaggio di Colombo, intercettato da Cherry. Tiro di Portanova, parato, corner di nuovo. Allora, statistiche partite erano queste. Mi sa che come giocatore Portanova non è male. Portanova a me piace molto come giocatore qua. Ha una buona scheda. E messo soprattutto come centrocampista di inserimento non è male, sì. Vabbè, qua abbiamo iniziato e ce l'avevamo già ovviamente, quindi abbiamo tenuto, però anche nonostante comunque dei buoni acquisti, Diomandé, eccetera, comunque è rimasto sempre come tra i titolari. Gran gol questo Soro dalla sinistra, butta un traversone incredibile di prima, poi mi sembra che l'abbia tirata. Esatto, e Spikic di testa. Bravo Circati. Come cazzo si chiama? A livello di crescite a margine, allora, secondo me sì, abbastanza. Però
Non troppo perché comunque parte già da un livello medio-alto per il Genoa, però direi di sì, perché ora da in Serie A comunque se la cava molto bene. Sia lui che Dragusin sono degli ottimi prospetti del Genoa. Ahia, brutta questa per Cutrone, ma tira fuori bene. Appena finita la partita ti faccio vedere anche la scheda di Portanova ora. Allora, 46esimo, direi che poi magari già al fine... Ah no, un cambio l'abbiamo già fatto, bruciarmene un altro mi girerebbero un po' le scatole. Portanova ci ha provato. Colombo non se la cava troppo male, però vabbè, contro il Como ovviamente non possiamo valutarlo molto. Direi va bene, proseguite così e i cambi li facciamo tra un pochino. Perché non vorrei rimanere senza cambi poi. Non bello questo cross di Ziborra. Quasi. Deviata, palo fuori. Calò anche un buon giocatore che al Genoa. Meno giovane, però. Piace molto, l'abbiamo venduta alla fine perché comunque avevamo preso degli altri sostituti molto buoni, però calò anche un'ottima scheda. Allora, andiamo a fare un po' due cambi perché qua sono già tutti stanchi. Frendrup sicuramente. Ci possiamo mettere anche a quadro. Colloccolo anche vorrei sostituirlo. E ci possiamo mettere a Cornero. E potremo farne ancora uno e magari levare... Oro. Sheldrup, volevo mettere qualcuno. Spendi, mettiamoci spendi, dai. Volevo mettere qualche giovane, visto che stiamo vincendo 4-0. Devo trovare un futuro sostituto di Fiordilino. Sulla centrocampo? Sul centrocampo. Portanova mi sa che lo paghi. Portanova mi sa che lo paghi. Potresti vedere. O Diomandé, Diomandé noi l'abbiamo pagato, ma l'abbiamo pagato 4 milioni e qualcosa, e per quello che l'abbiamo pagato li vale tranquillamente. Oppure Ellerson, anche Ellerson l'abbiamo pagato poco, più che altro è da vedere gli stipendi. Anche sì. Ellerson anche l'abbiamo pagato poco, è un buon giocatore. L'abbiamo già rivenduto. In o in prestito, non me lo ricordo, ma forse l'abbiamo mandato in prestito. Ottantesimo, abbiamo ancora un cambio, direi che lo faremo. Balog, che è stanchissimo, ci mettiamo... Ozi. Perché se ne è, i giocatori già chiedono molto di più. Eh sì, sono bastardi, chiedono un pacco di stipendio. Guarda che inserimento di Portanova, però poi fuori. Ecco, questa è una cosa che non sono mai riusciti a fare su FM, che il giocatore quando è vicino alla porta pecca un po' di egoismo e tira. Quando magari ha il suo compagno che ha fatto un ottimo movimento e si trova in mezzo all'area. E quindi basterebbe buttarla al centro per poi fargli fare un tap-in, invece no, tirano. Vediamo se il Como riesce a fare almeno il gol della bandiera.
tirato fuori, però non riesce a entrare in area. Comunque abbiamo poco possesso palla alla fine. Abbiamo fatto un sacco di gioco, un sacco di tiri, ma possesso palla sotto. Novantesimo. Ottimo, 92esimo, direi pochi secondi e la partita finisce. Perfetto. Finita molto bene, quindi passiamo al secondo turno della Coppa Italia. Importante risultato, dato il contesto più ampio, molto. Felici per la vittoria, figurati. Alla fine si è rivelato il giorno dei debuttanti con Soro e Colombo che hanno trovato la rete. Molto contenti. Allora, ti faccio vedere la scheda di... Dove cavolo è? Portanova. Portanova è questo qui. A me piace come... Io lo metto come mezzala d'attacco. Almeno lo mettevo, poi in realtà adesso ci metto... Diomandé. Però come giocatore non mi dispiace. C'è un po' tutto. Lo puoi mettere anche come CGQ, che è come lo sto facendo giocare adesso. Diomandé invece è questo qua. Diomandé anche mi piace molto come giocatore, forse potrebbe anche giocare più avanzato sulla tre quarti, addirittura magari come attaccante di sostegno. Però lo puoi far giocare tranquillamente anche a centrocampo, magari mezzala. Cerca un po' di tiri da lontano, ma resta comunque un'ottima scheda. Molto veloce. Allora, prossimo turno di Coppa Italia, ovvero Zorte infortunato, cazzo, 4-5 settimane. Questa è una dura botta. Foring goal, 10.000 euro per passare il turno. Contro il Brescia alla prossima di Coppa. Colloco in evidenza, ottimo con un assist e un gol. Conferenza stampa post partita. Può dirci qualcosa riguardo Longo e il Como? La sua squadra è passata. A Portanova forse mi incuriosisce di più, soprattutto per i tiri fuori, che come mezzala mi serve come il pane. Sì, è vero. La sua squadra è passata senza difficoltà e siamo qua per vincere. Colloquio è stato strepitoso, assolutamente sì. Da quando sarà fuori Zortea è parecchio. Come pensa di gestire la prolungata assenza di Zortea? Cercheremo di sopperire all'assenza. Osservazione finita, semplice non mi piace. Portanova è un po' più, diciamo, equilibrato come calciatore. Invece Diomandé ha più esplosività. Ha un pacco di dribbling e tecnica, però poi pecca magari in qualcos'altro, come anche il tiro da lontano. Il Como, visto che l'abbiamo appena massacrato, vuole Morgan e noi rifiutiamo. Qua c'è l'offerta dell'Aston Villa, ma non l'avevo già rifiutata. 2, 4, ci danno più di 6 milioni più il 40%, ma noi rifiutiamo ugualmente perché Morgan ce lo teniamo. Mila abbonamenti, mica tanti. Provo qualcosina in più. Osserva un po' questo che potrebbe non essere male. Peccato per la massima elevazione, ma veloce, dribbling, finalizzazione, questo mi piace molto. Sentiamo intanto la gente cosa dice. Come non è interessato, bastardo. Peccato. Questo è già 20 anni. Sebastiano Esposito, no, non è granché.
Questo sedicenne, osservamelo un po' bene. Nacho Ferri del Francoforte, attaccante, no. Non è male, però ha tante cose alte, ma poi... Mi piace tantissimo. Andiamo avanti. Morgado dovrebbe essere ingaggiato prima, dobbiamo accettare noi, semmai. Allora, capitano e vice capitano, direi Portanova Dragusin van benissimo, che sono anche i giocatori che sono da più tempo qua. Ah, l'attuale capitano però è Collocolo, aspetta. E Collocolo. Parliamoli e vediamo. Vediamo, se molto pensare che tu sia un componente importante. Per lui va bene, me ne sto. Se te ne stai te, a me va benissimo Portanova Dragusin. Piccoli segna, grande Piccoli, bravissimo. Segnato due volte, molto bene. Anche Junior Bianchi, ma lui è un prestito con obbligo di riscatto, quindi non me ne frega niente. Colombo cercato in prestito da Standard Liegi, non è interessato. Perché? Perché? Vai a giocare in una buona squadra. Dovresti. Sviluppare il tuo potenziale, no? E va bene. Però proviamo comunque a mandarcelo. Titolare. Sì, va. Aumentiamo appena appena di qua. Così, tanto poi l'ho rifiuta. Offerta dell'Empoli per Fluen. Comunque sarebbe bello che sia permesso sia allenare, ah no, all'allenatore di comprare qualcosa con lo stipendio che ti offrono. È vero, non ha senso, sono d'accordo. Allora, 1,5 milioni. Mario Fuente ha un buon potenziale, però abbiamo tanti giocatori. Noi non l'abbiamo pagato un cazzo, l'abbiamo pagato 325.000, quindi farci 1,5 milioni potrebbe non essere una pessima idea. Se ci mettessimo però, magari un 25 sul guadagno e 2,5 sarebbe meglio. No, 1,7 non trattabili. Rompicazzo, vabbè, accettiamo, dai. Facciamo comunque 1 milione. E siamo tranquilli. Spichic infortunato 3 giorni, va bene. Benfica in cerca di Pellegrini. Solo 7 milioni. Ah, per Luca Pellegrini. Però 7 milioni sono, non sono tanti, eh. Che ottima scheda. Facciamo un po'. Proviamoci, anche se di certo non sarà interessato. De Luca. Chi minchia l'ha mai visto questo? E, accetta tranquillamente. Ok, avanti. A me piacerebbe che integrassero bene la possibilità di giocare come DS. A me piacerebbe molto. Baloga da Salernitana. Allora, cosa facciamo? Ce lo mandiamo? Quanti difensori ci sono rimasti? Dragusin, Morgalla, Gozzi. Ok, però qua abbiamo anche Circati, che può andare tranquillamente di là a sto punto.
Cercate di qua. Aggiungi prima squadra, difensori, cercati. E quindi sì, ce lo possiamo mandare tranquillamente. Passo lo Zortea. Titolare fisso al dove? Salernitana in B. Quello è vero, oppure che nelle carriere ti sia permesso di iniziare dagli under 20-18 delle squadre. Anche, sì, è vero, è vero, è vero. Piacerebbe anche a me. No. Ci ho pensato, ma visto anche che abbiamo il terzino destro rotto, ce lo teniamo, Balog. Tanti difensori li giriamo un po'. Dobbiamo scegliere la rosa. Mettiamo praticamente tutti quelli che non sono under 22, li piazziamo dentro. Per esempio, cercati lo possiamo levare, tanto è under 22. Piccoli in prestito, Pop è under 22. Direi che ci siamo. Ci abbiamo messo tutti. Quindi pronto al prestito del Galatasaray. Proviamo, speriamo di non aver fatto un errore. E poi andiamo a vedere quelli che mancano. Perché manca? Allora, Prelez va bene, Dragusin va bene. Ah, Prelez è già salito un pochino il valore. Ne abbiamo pagato la metà, 3, 7, 3 e mezzo, 3 e mezzo. Dragusin, Portanova, Zortea, Torkildsen, Randrup. Allora, Spendi che va in prestito, Colombo forse va in prestito. Ah no, lo standard lì lui lo rifiuterà. Allora, Spikic, abbiamo promesso di non cederlo, a questo punto la teniamo. Semper, proviamo a mandarlo in prestito, devo dirvi. Non lo vuole più nessuno. Era richiesto prima, ora non lo vuole più nessuno. Mettiamoci un costo futuro obbligatorio di 1,5 milioni, dai. Poi Morgallo lo teniamo, Zivorra anche. Soro pure, perché ci viene comodo che sia la versatilità di Soro. Gozzi, Balog. Popov, eccolo qua. Popov lo facciamo fuori. Chi? Allora, vuole Frosinone in trasferimento, però vediamo di metterci 2 milioni e un 20% sul guadagno, dai. Lipani anche ha richiesto. Sassuolo, Empoli e Frosinone. Facciamo così. Cercati Buxa. Buxa, proviamo a mandarlo in prestito. Pecorino anche. Poi Mulattieri maledetto, te avevamo trovato anche uno che ti offriva una cifra decente. Benevento, Como, Regina e Spal, proviamo. Proviamo qualcuno che ci dia un costo futuro obbligatorio di 1 milione. E poi ci aggiungiamo delle rate per mezzo milione, dai. Sedicenni, Puente. Ah, Puente è l'offerta, è vero. Facciamo però, aggiungiamo un 25 sulla cessione. E chiediamone 2,5. Vediamo se c'è qualcuno che si fa avanti. Fornero anche, vorrei o mandarlo in prestito o venderlo.
È buona. Il 90%, dai. Poi sedicenni, sedicenni, quindicenni. Ecco, sei infortunatissimo, due fortunati che non vengono. Allora, abbiamo un po' di offerte. Spendi intanto ad andare al Galatasaray. L'Oreal Sporting per Semper. Costo futuro obbligatorio 425.000 più 250 sono quasi 700.000. Beh, li possiamo anche accettare, dai. A lui non interessa, però ne parla, eh. Proviamo a convincerlo. Invece che il West Ham, grazie, ma il West Ham non c'è. Non mi sembra che ci siano offerte del West Ham, quindi noi accettiamo. Ah, sì che c'è l'offerta del West Ham. Fammela vedere. Praticamente uguale. Accettiamo. Mulattieri. Mulattieri ha qualche offerta? 1,5 milioni. Però non è interessata la Ternana. Benevento? No. Como nemmeno. Pisa nemmeno. Non vuole andare da nessuna parte, sto stronzo. Ok, e la spalla sono tirchi, non ci danno niente, ok. E noi l'accettiamo e vediamo se andrà da qualche parte. Ternana anche. Come accettiamo. E qua ci abbiamo anche un 30% sulla rivendita. Pisa va bene. Ne manca qualcuna. Come accettata. Pisa accettato. Regina. Ok, L'Oreal Sporting sta per fare un'offerta per Semper, l'ha già fatta. Vendiamo al giusto prezzo. Basteranno che nessuno si faccia avanti per Popov, che era richiesto. Ma a noi interessa nessuno. Ok. Ancora abbiamo ancora tutti gli attaccanti che avevamo iniziato a visionare quando dovevamo prendere Artur Cabral. Costerà troppo, 4 milioni e 3 di stipendio, figurati. Questo sedicenne fammelo osservare un po'. Fisicamente fa cagare, però valutiamolo. E anche questo con già un 18 di finalizzazione a 16 anni. Del PSG, quindi sicuramente varrà già 100 milioni. Serve anche questo. Nessuna offerta per 5 giocatori. Dobbiamo decidere i numeri di maglia. Rami vorrebbe il 15, ma il 15 è già preso, mi spiace. Poi c'è Hammer, andiamo il 50. E Ciroleo, anche diamo il 55, andiamo avanti. I numeri di maglia, osservazione finita. Già 21enne, però non bruttissima come scheda. Tanti.
Ci fermeremo appena prima della partita con l'Inter. E poi riprenderemo la prossima. Colombo in... ci è andato allo Standard, eh? Come giocatore importante, sono molto contento che ci vada allo Standard Liegi. Almeno gioca titolare. Tanto noi abbiamo quel minchione di Mulattieri che ha voluto restare. Useremo lui come secondo attaccante invece di Colombo. Beh, adesso dovremmo aver abbassato un po' anche gli ingaggi. E vediamo come se la caverà poi il nuovo attaccante, oppure se dovremo intervenire poi sul mercato. Tutto esaurito per la partita con l'Inter, però ovviamente favoriti loro. Sempre un obiettivo di che squadra? Lui è allenatore di che squadra? Ah, del West Ham. E allora compratelo. Southampton in cerca di Morgalla, ci danno un po' di soldini, ma praticamente tutti in offerte in più rate, presenze in campionato, presenze nazionali, rifiuta. Pensa che la sua preparazione possa portare a un buon inizio di stagione? Speriamo di sì. La maggior parte degli addetti ai lavori pensa che Radu Dragusin sarà fondamentale, sicuramente. Alla luce dell'interesse di Brendan Rodgers, allenatore del West Ham, quali sono le sue sensazioni? Fai l'offerta, va bene. Un buon rapporto con un altro allenatore aiuta in queste situazioni? Sì. E fa piacere che ancora una volta la stagione del Genoa cominci in casa? Sì, però non contro l'Inter. È da pensare il fatto di dover cominciare per il secondo anno di fila contro la stessa squadra. Abbastanza. Comincerà la nuova stagione senza del prete. Me ne frega assolutamente niente. Cosa si pensa di iniziare la stagione contro i campioni in carica? Costa. Pensa che le capacità uniche di Frendrup possano fare la differenza contro l'Inter? Sì. Vediamo se ci arriva qualche altra offertina, no? Fammi vedere qua. Jorgensen, che è un centrocampista, mica male. E Mikkelsen invece è un centrocampista offensivo. Questo mi piace che è molto versatile, un po' tipo Soro. Zirkzee non è male.